Buongiorno ragazzi, benvenuti nella lezione a distanza di tecnologia. Oggi faremo la proiezione ortogonale di un cilindro, la chiameremo tavola 1 didattica a distanza. Noi abbiamo già visto il metodo delle proiezioni ortogonali, con questo metodo si ottiene una rappresentazione rigorosa di un oggetto mediante tre viste. Per capire quindi il disegno in proiezione ortogonale bisogna coordinare le diverse viste. Andiamo quindi a vedere sul libro. Ecco, questo è il disegno che faremo. Vediamolo anche qui, adesso. Avremo, quanto riguarda la circonferenza, un raggio di 3 cm e un'altezza del cilindro di 9 cm, un'altezza dalla linea di terra di 1 cm. Prima di iniziare, vi ricordo di tenere il banco pulito e libero, di fare la punta alla matita, di iniziare sempre con linee sottili, poi ripasseremo le linee che vanno messe in evidenza alla fine del disegno. Naturalmente questo è un video, quindi mentre lavori puoi tornare indietro per rivedere i passaggi che non ti sono chiari. Vediamo insieme adesso le tre viste del cilindro. La circonferenza di base del cilindro ha un raggio di 3 cm, mentre l'altezza del cilindro è pari a 9 cm. Quindi immagino il mio cilindro nel triedro, cerco di individuare quale sarà la vista sul piano orizzontale, cioè la vista dall'alto, la vista sul piano verticale, cioè la vista frontale, e la vista sul piano laterale. Bene, adesso cominciamo il disegno. Cilindro. Dopo aver tracciato gli assi che determinano i piani di proiezione, si inizia il disegno della pianta sul piano orizzontale, in questo caso un cerchio. Si tracciano le linee di proiezione che partono dagli spigoli della pianta, si riporta l'altezza del solido e si definisce il prospetto sul piano verticale. Per disegnare il fianco sul piano laterale, si tracciano le linee di proiezione che partono dai punti di intersezione tra l'asse verticale e il cerchio sulla pianta e arrivano alla verticale che divide i piani di proiezione. Facendo centro all'incrocio degli assi, si tracciano poi gli archi di circonferenza fino ad incontrare la linea di terra. Da qui si prosegue con le linee di proiezione verticali necessarie per definire la vista sul piano laterale. Si deve tracciare anche l'asse del cilindro, con linea sottile, tratto e punto. Dal prospetto si tracciano le linee di proiezione orizzontale che definiscono il fianco sul piano laterale. Completato il disegno, si ripassano gli spigoli in vista con una linea continua pesante, ma non si devono ripassare le linee di proiezione. Bene, il disegno è concluso. Ti ricordo che questa è la tavola 1, didattica a distanza. Quindi il lavoro è finito, controlleremo in classe la tavola. A presto e buon lavoro!